E allora, rieccoci pronti per il nostro advisory update per concentrarci su un argomento che in qualche modo seguiamo tutti, o quasi, insomma, è uno dei temi che ha fatto, che ha riempito le prime pagine dei quotidiani nazionali, non soltanto già nella prima ondata di coronavirus, e cioè quindi nel periodo marzo, aprile, maggio, insomma, tutto chiuso e il calcio si è fermato, poi ha ripreso. Con gli stadi chiusi, c'è stata la conclusione della stagione e la ripartenza non tanto differente rispetto a quella alla stagione che di fatto si è conclusa in maniera un po' anomala, ma che si è conclusa. E sostanzialmente stanno emergendo un po' di problemi. Chi segue la traiettoria più stretta saprà, insomma, dei tamponi, dei contagi che inevitabilmente si vanno a creare all'interno di determinate squadre anche di Serie A, c'è il caso Lazio, ad esempio, che tiene banco, su cui andiamo tra poco, ma forse c'è un argomento, c'è un problema ancora più grande, insomma, e che forse non è neanche di facile soluzione. Ne parliamo con gli amici di Calcio e Finanza, in particolare con Matteo Spaziante. E allora, Matteo, grazie per essere qui con noi, benvenuto qui sulle Fonti TV. Ciao e buon pomeriggio a tutti. Allora, il nostro titolo è Emergenza Serie A, i soldi stanno per finire. E non a caso la notizia che riportate, che è di qualche giorno fa, ma è assolutamente attuale, su Calcio e Finanza, chiedo scusa, è il no da parte del governo alla Serie A. No in che senso? Niente ristori da 600 milioni che la Serie A evidentemente ha chiesto al governo, una sorta di porta che viene sbattuta in faccia alla Serie A, al nostro calcio, da parte del governo. Matteo, torno da te, cerchiamo di capire da qui, da quest'ultima, diciamo, notizia che riguarda appunto il nostro calcio, per poi capire se effettivamente, insomma, i soldi stanno finendo, come abbiamo anche un po' provocatoriamente titolato sulla nostra strap, e capire, insomma, in che direzione ci stiamo muovendo. Matteo. No, sicuramente c'è questo problema, c'è questo tema dei ricavi mancanti, che non è in realtà tanto i ricavi in sé, ma quanto piuttosto un problema di liquidità per tutti i club, perché ovviamente il fatto di avere gli stadi aperti consente ogni settimana di avere, praticamente ogni settimana, al male che vada ogni 2 settimane, nel caso in cui appunto giochi una partita in casa e una partita fuori, di avere comunque della liquidità e comunque avere degli incassi che sono continui. Questo manca in questo preciso momento perché appunto gli stadi sono chiusi. C'era la speranza comunque rispetto a fino a qualche mese fa, fino a qualche settimana fa anzi, che si andasse verso una riapertura anche parziale degli impianti. In realtà ovviamente non è stata così, anche per la situazione legata al contagio in Italia. Questo è un problema non di poco conto per i club, perché comunque è vero che cioè, da una parte manca la liquidità, dall'altra però gli stipendi vanno pagati. Ed è un tema che riguarda poi non solo i grandi calciatori, gli stipendi super milionari che vediamo sempre, di cui se ne parla sempre, ma anche semplicemente tutti gli addetti ai lavori, i dipendenti della società. Quindi comunque è un problema generale, è un problema che non riguarda solo i Cristiano Ronaldo, ma anche riguarda i magazzinieri o qualsiasi tipo di dipendente delle società di calcio. Ed è un problema che riguarda poi tutto il mondo calcistico, perché riguarda la Serie A, riguarda la Serie B, riguarda la Serie C. I dilettanti adesso si sono praticamente fermati, però comunque appunto è un problema che non ha soluzione sostanzialmente, perché appunto non ci sono, come si può leggere in questo articolo, non ci sono, il governo ha detto no ai ristori, giustamente, anzi più che giustamente, il calcio chiedeva che ci fossero dei ristori, in quanto è stata una decisione dello Stato chiudere gli stadi, come è avvenuto in molti altri settori. Il governo ha detto no ai ristori, quindi comunque questa situazione di emergenza resta. Hanno cercato di mettere una pezza ritardando le scadenze, prolungando le scadenze per quanto riguarda il pagamento degli stipendi. Vedremo se basterà, però comunque il tema è presente ed è un tema che mette in difficoltà tutto il calcio italiano. E qui nell'articolo di Calcio e Finanza viene riportato anche un virgolettato da parte di Paolo Dalpino, che è il presidente della Lega Serie A, ha detto: siamo molto vicini al disastro economico-finanziario, se non avremo respiro attraverso i ristori e l'entrata in scena di fondi dalla media company della Lega, il rischio che il sistema si fermi è molto alto.
Si riportava anche il passaggio, insomma, siamo sull'orlo dell'insolvenza e se magari a qualcuno potrebbe storcere il naso perché pensa, figurarsi, insomma, se i grandi club della Serie A sono in una situazione così tale da chiedere l'elemosina, se vogliamo usare questa espressione, ma più nel dettaglio, più specificatamente i ristori al governo. Questo è l'altro articolo che spiega come appunto con gli stadi chiusi, persi 400 milioni, lo Sport chiede ristori al governo, così come ha fatto i ristoratori in pubblicità con Matteo, dicevamo, sono chiusi i ristoranti, i ristoratori ricevono i ristori, chiusi gli stadi e insomma ovviamente il target, quantomeno la portata, no, degli stipendi, dei costi dei club sono decisamente importanti, ma questo poi, Matteo, è un effetto domino ancora più pesante su magari le realtà minori dello sport, no? Hai parlato della Serie C ad esempio, ma anche per dire la pallacanestro o il volley, insomma, parliamo di realtà piccole che hanno piccoli introiti, che magari hanno chiuso. Adesso sto un po' spaziando, ma ad esempio le entrate del mini basket, delle attività dei più giovani, però si continuano a pagare gli istruttori, si continuano a pagare le palestre, gli sponsor, magari la Serie A guarda meno agli sponsor e più magari appunto agli aiuti causa stadi chiusi, ma per le realtà piccole sono entrate fondamentali e quelle non ci sono. Per cui la Serie A può fare da fotografia di una situazione che, andando a vedere poi le realtà più piccole, è veramente, veramente al collasso. Sì, no, certo, riguarda anche in questo pezzo che mostravi adesso, si vede che le difficoltà non sono solo del mondo del calcio, sono di tutto il mondo, di tutto il settore sportivo italiano, ovviamente, perché poi, e che non riguarda neanche lo sport inteso sport di squadra, perché hai nominato anche tu le palestre prima, e la palestra è un altro tema legato allo sport che è molto in difficoltà in questi mesi. E in questo caso comunque un tentativo per aiutare anche le società dei campionati minori, anche degli sport con meno attenzione rispetto al calcio, c'è stata perché c'è stato il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni che in qualche modo può aver agevolato appunto anche le società minori. Non basta perché comunque le difficoltà sono tante, sono ampie, sono in tutto il settore ed è un settore rilevante per l'economia italiana in generale. Quindi questo è anche un altro tema da sottolineare che in molti tra gli addetti ai lavori sembrano voler sottolineare anche questa scarsa attenzione verso il settore sportivo da parte del governo, che messa così Certo. se può sembrare un settore di secondo piano rispetto agli altri, magari lo è anche, però comunque è un settore particolarmente rilevante per la nostra economia. Da osservatore, insomma, appunto, come calcio e finanza, Matteo, prima hai usato un'espressione abbastanza forte. Non c'è soluzione a questa situazione. Tutto, quasi tutto dipende dal Covid, dalla gestione del contagio. Secondo te ci sono i margini? Ti chiedo una risposta anche abbastanza veloce. I margini per un ulteriore stop temporaneo dei campionati, magari di 2 o 3 settimane, per poi riprendere magari con più tranquillità? O magari, si è parlato anche tanto della famosa bolla adottata dalla NBA, ma lì servirebbe un'organizzazione che forse in Italia non abbiamo. Per cui non so se delle due l'una quale è più gestibile. Credo che la bolla della NBA non sia praticabile, ma uno stop di 2 o 3 settimane la vedi come opzione possibile da percorrere oppure No, credo che entrambe siano strade impossibili da percorrere, impossibile. perché fermarsi in questo momento vorrebbe dire aumentare ancora di più i problemi, perché comunque non ci sarebbero neanche, se mi limito alla Serie A, non ci sarebbero i diritti TV, ad esempio, sarebbe complicato Certo. andare a chiedere ancora soldi alle televisioni dopo che comunque, tranne una rata che non versata da Sky alla Lega Serie A, comunque dell'anno scorso alla fine hanno pagato. Anche quando non c'erano le partite da trasmettere, quindi sarebbe difficile in questo momento, anche perché poi ovviamente anche le televisioni hanno le loro difficoltà in questo preciso momento. Chiarissimo. Dall'altra parte il tema bolla, l'hai detto anche tu, una strada difficile da percorrere perché è stato un impegno organizzativo importante e anche economico importante da parte dell'NBA.
Chiarissimo, chiarissimo. Poi insomma lì erano solamente, non erano tutte le squadre. Mettere tutti insieme in uno spazio unico richiederebbe uno sforzo organizzativo veramente monumentale. Sta di fatto che problemi ce ne sono non solo dal punto di vista economico, ma anche sulla gestione dei tamponi e dei positivi. Insomma, lo dicevo in apertura, il caso Lazio, il giallo dei tamponi sul fronte della squadra biancoceleste, sta facendo discutere inevitabilmente. L'ultima notizia che riporta Calcio e Finanza è che la Procura ha smentito, non abbiamo ancora nessun tipo di risultato degli esami effettuati da parte della Procura di Avellino. Perso l'ospedale su 95 tamponi di giocatori della Lazio sequestrati nel laboratorio Futura Diagnostica di Avellino. Insomma, c'è un po' di confusione anche da questo punto di vista. Riassumendo in buona sostanza, poi ti cedo la parola per spiegare meglio qual è la situazione e che cosa dobbiamo aspettarci adesso, è che alcuni tamponi fatti dall'UEFA inerenti ai giocatori della Lazio risultavano positivi, mentre invece poi quelli realizzati internamente in casa Lazio risultavano negativi e questa differenza ha generato, diciamo così, appunto questo giallo e l'ultimo appunto della procura che smentisce, non abbiamo ancora risultati di spiegare che cosa sta accadendo effettivamente. Insomma, cosa succede in casa Lazio, Matteo? È una situazione molto complicata, una situazione che dimostra anche come le difficoltà legate ai tamponi siano tante anche a livello generale, a livello di situazione italiana, appunto perché non c'è sostanzialmente non ci sono risposte, non ci sono state risposte univoche in base alle strutture dove sono stati fatti i tamponi. Questa in sostanza è la questione. È un tema su cui appunto sta indagando anche la Procura, quindi significa che comunque non c'è ancora una risposta su come è andata veramente la vicenda. Sicuramente sarà un caso che servirà al mondo del calcio, in attesa ovviamente del vaccino, perché in queste settimane, nelle prossime settimane, la Serie A sceglierà un laboratorio unico che diciamo, svolgerà tutti gli esami sui tamponi, in modo tale che questo tema delle risposte differenti in base a dove si va a fare il tampone, quantomeno non ci dovrebbe essere più. Adesso vedremo come si evolverà non solo l'indagine della Procura di Avellino, ma anche l'indagine della Procura della PGC, della Procura federale, perché sta indagando anche la Procura federale. Vedremo anche se c'erano conseguenze a livello sportivo e non solo a livello penale, perché ovviamente poi il tifoso magari guarda anche più a quello che potrebbe essere il problema a livello sportivo, magari Certo. penalizzazioni o qualcosa di simile. La Procura di Avellino, uno dei passaggi dell'articolo di Calcio e Finanza, ha aperto un'inchiesta che al momento vede Massimiliano Taccone, presidente del CDA di Futura Diagnostica, come unico iscritto al registro degli indagati, laboratorio presso il quale la Lazio ha effettuato i propri tamponi e che risultano diversi da quelli appunto effettuati dall'UEFA in maniera evidentemente sospetta, perché le ipotesi di reato sono falso, epidemia colposa e frode in pubbliche forniture. Ci sono dei giocatori su cui appunto c'è questa non omogeneità di risultati, tra cui uno dei più diciamo sotto i riflettori che è Ciro Immobile, attaccante della Lazio e grande bomber, che ha giocato anche diverse partite all'interno di questa, no, differenza di risultati da parte dei test dell'UEFA e appunto del laboratorio a cui si è rivolto appunto la squadra della Lazio. Prima parlavi di punti di penalità, Matteo, e questo ci permette di andare a de dire due parole sul caso Napoli-Juventus. Il Napoli ha perso sostanzialmente il tentativo di ricorso ai 3 punti, o meglio alla sconfitta a tavolino per quella questione in cui era stato fermato dal TAR perché trovati alcuni giocatori positivi. La Juve ha vinto a tavolino, si era anche presentata allo stadio, insomma tutto pronto per giocare contro il nulla, perché dall'altra parte il Napoli non c'era, non aveva neanche preso l'aereo, più punto di penalità stabilito insomma per quanto riguarda il ricorso fatto appunto dal Napoli alla Corte Sportiva d'appello della Federcalcio. Situazione dunque che vede Napoli-Juventus 0-3 a tavolino e un punto di penalità, ma non è finita, Matteo. No, certo, infatti ci sono diversi gradi di giudizio, lo sta dimostrando anche l'articolo in questo caso. A livello di giustizia sportiva, l'ultimo grado di giudizio è la Corte del CONI, il Collegio di Garanzia del CONI,
a cui il Napoli ha già fatto ricorso, poi eventualmente ci saranno il TAR ed eventualmente, sempre a livello sportivo, anche il TAS di Losanna. È una situazione anche questa che dimostra comunque come ci sia, quale sia la confusione a livello di protocollo, nel senso che il protocollo, secondo il protocollo fatto stilato dalla FIGC, ovviamente i club potevano muoversi per le partite e anche potevano andare, i giocatori potevano semplicemente andare ad allenarsi anche in caso di positivi, perché comunque sarebbero rimasti in una sorta di bolla nei centri sportivi o nelle strutture, negli hotel, certo, in sostanza. In questo caso però cosa è successo? Che l'ASL di Napoli ha detto no, voi non potete andare a Torino per giocare la partita. Quindi si è creato un cortocircuito, secondo la Corte d'Appello della FIGC è stato qualcosa creato dal Napoli che ha voluto creare un alibi per non disputare la partita, vedremo se anche i prossimi gradi di giudizio la penseranno così. E quindi sostanzialmente si è trovata una posizione di poter partire seguendo il protocollo FIGC ma essere fermati dall'ASL, che è un po' quello che sta succedendo anche con le nazionali in questi giorni. Quindi c'è questo cortocircuito tra il protocollo, che comunque non è poi stato creato solo dalla FIGC, ma ha ricevuto anche il via libera dal CTS e comunque anche dal governo, e quindi c'è questa difficoltà nel far rispettare uniformemente il protocollo a livello nazionale. Lo stiamo vedendo appunto anche per le nazionali, nel senso che a livello locale un ASL ferma i giocatori convocati in nazionale, per cui non vanno, non solo non vanno in nazionale con l'Italia, ma non vanno anche in giro per il mondo. Alcune altre ASL invece hanno dato il via libera e quindi comunque stanno andando in giro, nonostante fossero sostanzialmente in isolamento fiduciario le squadre per diversi casi di positività. C'è ad esempio il caso dell'Inter, comunque sono in isolamento, i giocatori dovrebbero essere in isolamento fiduciario per la positività di un giocatore che è Padelli, il secondo portiere. In realtà sono partiti per la nazionale 16 giocatori dell'Inter, quindi nonostante appunto l'isolamento fiduciario, perché l'ASL ha detto no, non c'è nessun problema, potete rispondere alle chiamate delle nazionali. E quindi c'è questa sorta di cortocircuito tra quello che è il protocollo e quelle che sono le decisioni a livello locale dell'ASL. Tanto ti ringrazio per avermi corretto, io prima ho parlato del TAR, ovviamente era l'ASL di Napoli che ha detto no alla partenza della squadra, quindi due protocolli diversi, come ha detto Matteo. Da una parte quello della FIGC che dice potete giocare la partita, l'ASL di Napoli che invece dice no, voi non potete partire, prendere l'aereo tutti insieme per andare verso Torino. Cortocircuito. E al momento insomma i gradi sono tanti di giudizio e il Napoli ha già dichiarato che intende provarli tutti sostanzialmente. Prima di chiudere, Matteo, hai citato un altro argomento sicuramente caldo, e cioè quello delle nazionali. Quello delle nazionali perché ricordiamo che insomma sono il CT della nazionale, Roberto Mancini, ha effettuato delle preconvocazioni, 40 giocatori, che poi alcuni peraltro non sono stati convocati tutti e 40, perché alcuni sono stati trovati positivi o comunque nella situazione in cui non potevano staccarsi dalla propria abitazione, insomma dalla propria luogo di allenamento con il club. Ma al di là di questa situazione in sé, ma c'è così effettivamente, è così necessario che le nazionali si muovano in questo periodo di totale emergenza che non riguarda solo l'Italia, riguarda un po' tutta l'Europa? Infatti la grande domanda che si fanno soprattutto gli appassionati, ma anche qualche dirigente, perché anche l'amministratore delegato dell'Inter Marotta nei giorni scorsi non è stato molto morbido nei confronti delle nazionali, fino ad arrivare a dire le boicottiamo. Il tema appunto è che comunque l'UEFA nella scorsa stagione ha rinviato l'Europeo, permettendo quindi di concludere con relativa calma i campionati nazionali e poi di concludere anche le coppe europee per club. Quindi sostanzialmente cosa è successo? Che adesso l'UEFA si trova nella posizione di non poter neanche rinviare le gare ufficiali che ha organizzato, perché comunque ha già perso una fetta importante di ricavi rinviando l'Europeo che si disputerà forse a questo punto, perché vedremo, anzi speriamo si disputerà la prossima estate, però appunto si trova in questa situazione in cui sarebbe meglio non disputare le partite, anche perché poi appunto i giocatori vanno non solo, non girano solo per l'Europa, ma vanno anche in Sud America e quindi comunque girano in tutto per tutto il mondo. Si trova nella situazione però di non poterle rinviare per garantirsi comunque una fetta di ricavi che sono importanti anche per l'UEFA. Ovviamente la situazione dell'Italia è un caso molto particolare,
non solo per i 41 convocati che dicevi tu, non solo per la positività del commissario tecnico Mancini, ma anche perché poi c'è anche un altro tema che riguarda l'Under 21. L'Under 21 ha creato addirittura due squadre diverse che si allenano staccate, perché cosa è successo nell'ultima finestra per le nazionali? Le positività avevano sostanzialmente, c'erano stati diversi casi nell'Under 21, e quindi cosa era successo? Che l'Under 21 non aveva potuto partecipare a alcune partite e la FIGC aveva deciso di far disputare le partite all'Under 20. Quindi stavolta cosa è successo? Hanno deciso di convocare due diverse squadre, tant'è che c'è l'Under 21A e l'Under 21B nel caso in cui succeda. E quindi la questione finale è che la Federcalcio ha convocato circa 100 giocatori tra Under 21 e la Nazionale A, perché ce ne saranno 41 con l'età di Mancini e altri 59 convocati dal 58, anzi, convocati dall'Under 21. Quindi si sono mossi tanti giocatori, la speranza è che comunque non ci siano conseguenze in termini di positivi per le prossime partite, perché poi, concluse queste due settimane di pausa per le nazionali, si torna a giocare e, ad esempio, le big giocheranno una partita ogni 3 giorni fino a dicembre sostanzialmente. Quindi c'è la necessità, se si vuole anche garantire una regolarità all'interno del campionato, di continuare e di portare avanti tutte le partite. In una parola, Matteo, caos, eppure the show must go on, eppure lo spettacolo deve andare avanti. Se vogliamo riassumere in 4-5 parole, la situazione sostanzialmente è questa sul fronte del calcio e sul fronte della gestione della pandemia. Detto questo, non è che ci aspettiamo che sia di facile soluzione tutta questa serie di problematiche, però insomma è inevitabile che la situazione è sicuramente grave e complicata. Matteo Spaziante, Calcio e Finanza, grazie davvero per il tuo tempo e la tua disponibilità, buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon lavoro e buon proseguimento.